Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 36esima puntata della serie Scandinava. Oggi andremo a cambiare trincia, come vedete ci pagano anche abbastanza bene questa. Andiamo a prenderci direttamente la Kron, non compro la Jaguar 870 per il semplice motivo perché non ha niente di speciale, mi spiace dirlo ma è così. Quindi ci compriamo la Kron, che è anche la barra più grande, dato che adesso ho seminato tutti i campi che abbiamo di mais. Se non erro. Forse il 38, ecco. Come sempre io qualcosa mi dimentico. Comunque andremo a fare trinciato sui campi. Allora, 27, 15, 16, 23, 37, 29, 24 invece lì. Il 29 e il 24 invece lì. Useremo come mais normale, diciamo, lo trebbieremo, faremo granella, perché come vedete ne abbiamo un po' meno nei silos, è quello che abbiamo meno. Perfetto, ora abbiamo anche la Kron, direi che iniziamo qui dal campo 15. Non registro, cioè non vi sto a registrare tutta la parte di qui e là, in teoria il boost lay, ah cavolo. L'ho già fatto quando ho trinciato paglia, non mi ricordo se l'ho trinciata da sola o da solo o in vostra compagnia, ma mi pare da solo, sì, da solo. E ora prendiamo qualche bel trattore. Allora, il T6 no, questa no, questo no, questo no, il T8 può già andare bene. E direi che ce lo attacchiamo al qui Strautmann. Poi non vi preoccupate, i percorsi me li carico io, faccio tutto io adesso, vi faccio vedere solo cosa attacco. Ah, qui c'è il pick up perché avevo intenzione di registrare il percorso col pick up, ma questo fare. Poi qui il John Deere lo attacchiamo al coso qua. Perfetto. Al cramp, poi prendiamo questo qui e lo attacchiamo al Bossini. Farming. Comunque, penso che sia una delle ultime puntate. Sicuramente, per la 40esima puntata avrò, anzi, non ne sono sicuro perché magari devo ancora assemblarmelo per la 40esima puntata. Però sicuramente avrò già il computer sotto mano, quello nuovo, finalmente. Quindi poi potremo vedere video in 60 fps, non so, perché forse poi pesano di più, quindi non so se farli o no. E poi prendiamo il MAN, questo qui, il trattore stradale. Poi vuoi tirare giù il casotto? Ai, ai, ai. Vabbè, poi sistemo io, non vi preoccupate. E ci agganciamo qui il cramp, il SB e qualcosa, non mi ricordo mai. E infatti non c'è neanche scritto. Perfetto, ora mi preparo tutto e ci vediamo per iniziare a trinciare. Ok, ho messo i primi due mezzi, adesso passiamo a questi. Bene ragazzi, ho impostato tutti i mezzi e direi che si può anche partire. Per cui l'ordine è MAN, Deutz, T8 e John Deere. Beh, dai, Density penso funzioni anche abbastanza bene, da quanto sembra, qui ci ho messo l'operaio, quindi non serve che ce ne preoccupiamo. Se in sottofondo sentite un po' di casino, il T5 che mi sta sfalciando sotto casa, cioè praticamente sotto casa no, però campo praticamente dietro casa, quindi voi probabilmente non lo sentite perché io sono nella stanza opposta. È concimato almeno, sì, avevo concimato assieme. Beh dai, se ne fa, bisogna dire che per farne se ne fa. Noi ci facciamo portare come dei signori da signor autista, anche se qua gli autisti. Ci vorrebbe la mod del passeggero di default. Poi adesso è un po' un periodo di carenza come mod, perché non ne stanno uscendo
belle, intendo, perché non mi vado a recensire una mod convertita o brutta. Per cui non ne stanno uscendo e mi dispiace, vorrei che ne uscisse. Che cavolo stai combinando tu? Che cavolo stai combinando? Fermate. Sei pazza? Ma guarda te se devo mettere l'autocombine. Ma guarda te, che livelli, quello lì ci avrà 80-85. Cavolo, questo qui l'avevo ripristinato e non gli ho settato. Punto, no, 50. Mettiamo il 75. Ma che cavolo, ma che problemi hai? Perché farmi sta laggando così tanto? Un attimo. Cioè, ma guardate, è impazzita la trincia. Boh, adesso vado io a guidare, voglio vedere. Dai, andiamo. Su, devi darti una mossa. Ehi. Messo a punto, no. Manda a casa l'autista. Vai via. Nessuno, così. E vieni tu col Bossini. Vai, andiamo. Ma uno più stupido dell'altro. Ma perché? Perché? Cos'ha questo adesso? Attende il prossimo punto di passaggio. Ma che cavolo di trebbia c'è? Sai che devi fare quello che ti dico io, vero? Usa percorso. Ma che problemi hai? Scusa. Vediamo se adesso mi arriva il T8. Oh, adesso voglio vedere un po' se riusciamo a trinciare. E invece no, perché sta slittando. Che cavolo però. So anche più o meno dove sta slittando. Penso qui dalle mucche, appunto. Cioè, ma io non ti ho messo i 40. Ah no, pardon. Qui. Tanto Bossini davanti non gli è passato. E è ancora qua che va giù. Aspetta, la trincia. Andiamo. Cos'ha adesso questo? Cosa c'ha? Cosa c'hai? Attendi il prossimo punto. Ma qui sono tutti scusate. Quello che avete capito? Cioè, no, non so. Usa percorso. Non sono trebbie disponibili. Come no? Ci sei di fianco, ma no. Va bene ragazzi, sistemo, ci vediamo quando ho sistemato. Bene ragazzi, alla fine della storia non funziona, bisogna farselo noi. E te pareva che funzionasse per i trincia. Non starmi a dire che adesso anche la trincia si è presa. Si è tolto l'operaio. Cammina. Ora sì che funziona. Si spera. Ma che cavolo hai oggi, scusa? Cavolo di trincia. C'è l'update, ragazzi, guardate, io vado in Svizzera là, dove sono quelli della Giants, gli tiro il collo. Perché non si può fare una cosa del genere, guarda! Che cavolo fa? Ragazzi, voi non avete idea di che nervoso mi sto facendo per sta cosa. Cioè, adesso io dovrei fare 200.000 viaggi avanti e indietro col man, che è quello che tiene di più, per questo ho scelto questo. Con farming spero non si sia buggata la carriera, perché guardate, un FPS mi fa. Ho mai fatto queste cose. Mai fatto questi scherzi da farming. Guarda, guarda.
La trincia si ferma, si toglie l'operaio, tu devi andare qui. No, non sai solo. Perché ti sei fermato? No ragazzi, io torno alla pubblica beta 2. Che cavolo sia, cioè non vorrei che fosse l'auto target del mondo di questi lavori. Non vorrei davvero di I'm auto target film mode, tutta quella roba lì. Comunque adesso penso che andrò avanti un pochino così e adesso magari andiamo un pochino avanti noi. Comunque ho intenzione di farmi tutti i campi perché voglio tirarmi su con i soldi. Come vedete siamo scesi addirittura sotto il 500.000 e ciò non mi piace. Tra l'altro la trincia va anche abbastanza bene, cioè se ne fa presto. Guardate, due file abbiamo fatto un casino, con l'altra ce ne dovevamo fare una, due, tre, quattro penso, 3-4. Beh dai, una riga più o meno e ci siamo riempiti. Adesso chissà cosa combina qua. Vabbè, ah, non ho fatto neanche tanto male. Va bene, adesso andiamo a scaricare il biogas di GA, biogas chiamatelo come ma chiamatelo come volete, ho già sistemato tutti i mezzi. E niente, mi dispiace non poterlo fare col cosplay e allo stesso tempo mi viene nervoso. Intanto devo fare lo screenshot per la thumbnail. No, sto qui però non mi piace perché è troppo, cioè non c'è la trincia, voglio far vedere la trincia. Sì, ho schiacciato 3, mi fa 10 all'ora, che cavolo. No, oh, ragazzi, che casino sto combinando io. No, io no, e la trincia lì, il farming, che adesso prendo, ci do fuoco, scarico farm expert e gioco a quello. Guarda qua, non penso sia il computer sta roba. Ma infatti 2 fps su farming, ma quando? Quando mai, scusa? È una cosa risaputa che Fraps fa calare gli fps, lo dice per esempio anche Terry nei video di GTA 5. Però cavolo, 1 fps. Adesso ho fermato, ho riavviato, 30 fissi. Guardate, 30 si abbassano. Non ho idea io di cosa sia sta roba. Guardate, proprio mi fa salire un nervoso sta cosa. Guardate, guarda. Ah, ma adesso io torno a public beta, eh. Non starti a credere che sto così tanto qui, perché o si è buggato qualcosa qui, che se è poligonato su qualcosa. Già, cioè, mi si sono buggati, mi si è buggato il liquame, che quando lo carico nella cisterna poi vi farò vedere in un futuro momento. Guardate, cioè vado avanti un po' off camera, guardo se riesco a sistemare. Ok, nel frattempo sono tornato su e sono giunto a una conclusione, che se adesso continuo a fare così che scende un fps, provo a riavviare Fraps, perché molta carica sono anche vicino e cosa ne abbiamo anche tanta. Quant'è che me lo mette? Me lo mette, 1534. Non è tantissimo, a dire il vero. Comunque direi che qualche scarico si può fare. Speravo qualcosina di più, perché comunque boh, vabbè, tanto abbiamo colza in parità. Aspettiamo magari di finire il trinciato, poi andiamo a vendere qualcosina, cioè probabilmente tra 10 anni finiremo il trinciato da soli. Ma così farming rompe. Non so se sia il cosplay o farming. Comunque versioni del cosplay nuove non ne sono più uscite, siamo alla 4.0.1 e
mi sembra che non ne sono più uscite nuove. Comunque, niente. Adesso si va avanti qua col trinciato. Niente, devo guardare anche a che punto siamo con la puntata. Cioè, mi sono dimorizzato tutto il tempo. Ecco, perfetto ragazzi, siamo arrivati più o meno sui 15-16 minuti, quindi direi che il video può finire qua, anche perché mi scuso se non ho fatto niente, però cioè, avete visto tutti gli imprevisti. Adesso poi devo vedere se riesco ancora, magari faccio ancora una clip più tardi, se riesco a fare qualcosa. Comunque già adesso vi saluto, vi ringrazio per la visione, da Aden è tutto. Ciao a tutti!